Ciao ragazzi, oggi voglio mostrarvi come avviare una chiavetta USB utilizzando il boot menu o entrando nel BIOS. Per prima cosa inseriamo la chiavetta nel PC. Vediamo il metodo più semplice, ovvero avviarla tramite il boot menu. Solitamente dovremo accendere il computer e premere ripetutamente il tasto associato alla funzione. Ho creato un file dove indico quale tasto bisogna premere in base alla marca del vostro PC. Mettete in pausa il video per leggerlo con calma. Spesso viene indicato nella schermata di accensione quale tasto bisogna premere. Essendo il mio portatile un Asus, dovrò tenere premuto Esc per entrare nel boot menu. Quindi accendo il portatile e tengo premuto Esc. Eccoci nel boot menu. Selezioniamo la partizione 1 della nostra chiavetta, utilizzando le freccette della tastiera, e premiamo invio. In questo modo abbiamo avviato la nostra chiavetta. Non tutti i PC però permettono questo tipo di avvio, soprattutto quelli più datati. Vediamo quindi come avviare la chiavetta accedendo al BIOS e cambiando l'ordine di boot delle periferiche. Accendiamo il PC e premiamo ripetutamente F2 o F10 sui portatili solitamente, sui PC fissi Canch o Dell. Una volta entrati nel BIOS, andiamo nella voce boot con le frecce della tastiera. Spostiamo al primo posto la partizione 1 della chiavetta. La partizione 1 è questa. Per farlo dovremo utilizzare i tasti indicati. Nel mio caso sono più e meno, ma possono essere anche F5, F6 o F7 in base al vostro modello. Quindi premo più per far salire al primo posto la partizione 1 della chiavetta. Poi andiamo sulla voce Save e Exit. E premiamo invio su Save Changes ed Exit. Confermiamo con Yes. E adesso dovrebbe avviarsi la nostra chiavetta. Nel caso in cui non dovesse avviarsi, proviamo a disabilitare il Secure Boot e il Fast Boot. Il Fast Boot solitamente si trova nella voce Boot e lo andiamo a disabilitare. Invece il Secure Boot nella scheda Security. Disabilitiamolo. In alcuni portatili dovrete prima impostare una password da amministratore per poter disabilitare il Secure Boot. Impostiamola. Confermiamo. E poi potremo andare a disabilitare il Secure Boot. Una volta disabilitato, possiamo anche rimuovere la password, mettendo la password che abbiamo impostato e lasciando vuoto il campo su Crea nuova password. Qui infatti ci chiede se vogliamo cancellare la nostra password. Diamo sì. Adesso salviamo e usciamo. E vediamo se parte la nostra chiavetta. Ovviamente prima provate ad avviare direttamente la chiavetta con il boot menu. Se riscontrate problemi, provate le procedure appena illustrate. Con questo abbiamo terminato il tutorial. Spero che il video vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima.